Cari fratelli e sorelle, il 26 giugno prossimo ricorrerà la giornata delle Nazioni Unite per le vittime della tortura. In questa circostanza ribadisco la ferma condanna di ogni forma di tortura e invito i cristiani E invito i cristiani ad impegnarsi per collaborare alla sua abolizione e sostenere le vittime e i loro familiari. Torturare le persone è un peccato mortale, un peccato molto grave. Auguro a tutti una buona domenica e un buon pranzo. Pregate per me. Pregate per me e arrivederci.